ritrovati ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione nata in sinergia tra RTV 38 e il Consiglio regionale della Toscana. In primo piano l'attività del Parlamento della nostra regione e in primo piano la vicenda rigassificatore, la nave metaniera che dovrebbe arrivare a Piombino nella primavera del 2023, che fa parte della nuova strategia energetica del governo per ridurre la dipendenza dalla Russia. Se ne è parlato in Consiglio regionale con l'attesa comunicazione del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha detto chiaramente di essere pronto a farsi carico delle esigenze del territorio e di tutta la Val di Cornia. Al termine del lungo dibattito sulla comunicazione del Presidente della Regione Eugenio Giani sul rigassificatore che dovrebbe essere posizionato nel porto di Piombino entro la primavera del 2023, l'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione del Partito Democratico, 22 voti a favore, 12 astenuti e un voto contrario, quello del portavoce dell'opposizione Marco Landi. Nella risoluzione vengono giudicate come non adeguate le modalità adottate dal Governo riguardo alla decisione di individuare, senza la minima concertazione istituzionale, proprio quel territorio come sede di uno dei nuovi rigassificatori proposti dall'esecutivo. Da qui una proposta che impegna il Presidente della Giunta regionale ad attivarsi tempestivamente assieme alle istituzioni locali, le forze economiche e sociali del territorio, per definire un progetto complessivo per il rilancio del territorio di Piombino da sottoporre al Governo, che tenga insieme, come si è fatto nel tempo, i temi della rigenerazione produttiva, del risanamento ambientale e delle infrastrutture. L'interesse nazionale che riguarda Piombino è prima di tutto quello di rilanciare la siderurgia e di ridare occupazione, è quello di portare avanti le bonifiche, di infrastrutturare meglio il porto sia dal punto di vista della viabilità sia dal punto di vista ferroviario. Queste sono le priorità che con la nostra risoluzione noi abbiamo posto al governo e come contributo al presidente Giani, che è anche il commissario per la realizzazione eventuale del rigassificatore. Per quanto riguarda quest'ultimo, ci sono delle precondizioni che devono essere prodotte, vale a dire garanzie per quanto riguarda la sicurezza dell'eventuale presenza della nave metaniera nell'ambito del porto, la certezza per quanto riguarda l'operatività del porto in tutte le sue funzioni, ma soprattutto per quanto riguarda i collegamenti con l'isola d'Elba, garanzie per quanto riguarda la parte ambientale delle acque e proprio in relazione anche agli allevamenti ittici che lì sono presenti. E poi i tempi certi di un'eventuale presenza della nave in porto. Tutto questo deve essere chiarito e ci devono essere delle rassicurazioni che non possono essere eluse pur in presenza dell'interesse nazionale. Questo noi lo chiediamo con forza e la nostra voce vuole essere un supporto a tutti quelli che lavoreranno su questo, su questa questione, ma devono essere portati avanti con una forte attenzione, con una concertazione con il territorio, cosa che fino ad oggi il governo si è dimenticato di fare. L'Aula ha respinto anche la proposta di risoluzione presentata da Italia Viva, su cui il PD si è astenuto, eccetto il consigliere Gianni Anselmi, che invece ha votato contro, e la non partecipazione al voto del portavoce dell'opposizione. Respinte anche due mozioni del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia. Riteniamo che questa può essere una grandissima opportunità per la città, per la Toscana, non soltanto perché dietro questo investimento ci può essere lavoro, ci può essere ricchezza, ci possono essere delle opportunità, ma non tanto per le azioni di compensazione che comunque dovranno essere negoziate con il territorio, quanto per l'opportunità di avere una fonte di approvvigionamento energetica nuova che consente di rendere l'Italia indipendente dall'approvvigionamento russo. Questo è un elemento di grande importanza del fabbisogno nazionale. Un intervento similare si è già sviluppato tra Piombino e Livorno. È evidente che siamo nella costa toscana, è evidente che c'è
quello che per noi è una delle priorità, la grande attenzione di carattere ambientale, lo sviluppo turistico, le questioni della pesca, tutte questioni che devono essere conciliate rispetto al rispetto ovviamente dell'ambiente, rispetto alla sicurezza del lavoro, ma deve essere un intervento che va nella logica di creare lavoro, creare ricchezza. Io mi auguro anche grandi opportunità per tanti cittadini della costa che possono a quel punto avere un approvvigionamento energetico magari senza sostenere dei costi. Questa deve essere una scelta importante. Quindi vantaggi per le imprese, vantaggi per i cittadini, opportunità per la Toscana. Siamo rimasti basiti dal fatto che dovremmo ricevere rassicurazioni dal governatore Giani, che evidentemente non ha ancora capito che ruolo è stato chiamato a compiere, perché lui è commissario per realizzare il gasificatore, non è commissario per decidere se fare o no il rigassificatore. Quindi oggi venga a dire che firmerà soltanto se saranno garantite le condizioni nell'interesse della città di Piombino, è sicuramente una bella posizione che da governatore della regione Toscana è giusto che assuma, e nessuno dubita che da governatore voglia tenere, abbia a cuore la città di Piombino. Peccato che da commissario lui non debba decidere, hanno già deciso altri per lui, ha deciso 3 mesi prima il ministro Cingolani senza sentire nessuno, né tantomeno il sindaco di Piombino, che quell'opera si farà e si farà lì. Eugenio Giani ha 120 giorni di tempo per fare l'opera, quindi non è che oggi ci può tranquillizzare. Sul decalogo ancora peggio, perché oggi lui legge in aula 10 punti che evidentemente ha già deciso essere le compensazioni che la città di Piombino dovrà accettare in cambio di 300 metri di nave ancorata nel porto per 3 anni, e questi 10 punti non capiamo con chi li abbia discussi. Sicuramente non con la città di Piombino, perché il sindaco Ferrari non sa niente e non è a conoscenza di questi 10 punti, sicuramente non con la maggioranza che lo sostiene il Consiglio regionale, che abbiamo ascoltato l'intervento del consigliere Anselmi, che ha fatto 10 anni il sindaco di Piombino, che ha parlato di non aver contribuito alla stesura di questi 10 punti. Il presidente Giani si faccia veramente portavoce del sentimento dei cittadini di Piombino e dei sindaci della Val di Cornia, che hanno chiaramente manifestato per il no a questa opera, che dovrebbe essere ricompensata, a quanto ci riporta il presidente in questa comunicazione, della quale non possiamo essere assolutamente soddisfatti e che differisce molto tra l'altro da quello che ci era stata presentata in forma scritta, di un elenchino di 10 punti di questo fantomatico memorandum, che in realtà non è altro che compensazioni fasulle e che sinceramente non possono accontentare o compensare un bel niente, soprattutto un'opera come quella di una nave metaniera sul porto di Piombino, con tutti i rischi e le garanzie che non ci deve dare una società privata come Snam, ma ci deve dare il governo e le istituzioni. Tra l'altro, se anche le elude il governo nazionale, ci sono delle norme internazionali di sicurezza riguardo alle navi rigassificatrici che non possono essere eluse. Quindi questa è una cosa inconcepibile, assolutamente da non fare. La città di Piombino ha già pagato in termini ambientali un prezzo altissimo, stiamo bloccando non solo lo sviluppo economico della città di Piombino, che attende le bonifiche da decenni, ma mettiamo a repentaglio la sicurezza di un'intera città e soprattutto la trasformiamo in un obiettivo sensibile in caso di attacco armato o di attacco militare da parte della Russia. Che se fosse sganciato un missile su quel porto con la nave rigassificatrice creerebbe una devastazione di proporzioni epocali. Attenzione anche alla comunicazione con il Consiglio regionale della Toscana, che ha ospitato l'incontro interistituzionale dei Corecom. Si è svolto a Firenze, nella sede del Consiglio regionale della Toscana, l'incontro interistituzionale del coordinamento nazionale dei Corecom, i comitati regionali per le comunicazioni. Sul tavolo, oltre all'approfondimento sul mondo della comunicazione che cambia, sulle regole e disposizioni in continuo divenire, anche il confronto sul prossimo accordo quadro con l'Autorità Nazionale per le Comunicazioni, l'Agicom, sull'esercizio delle funzioni delegate ai Corecom e alle convenzioni tra l'autorità e gli stessi comitati.
È un importante incontro interistituzionale ed è l'occasione per noi Corecom, comitati regionali per le comunicazioni, di affrontare i temi di questa comunicazione che cambia. La nuova tecnologia che cambia la velocità della luce richiede necessariamente dei nuovi modelli per poter affrontare le modifiche, e quindi questo diventa un primo passaggio per coordinare i comitati regionali con i consigli regionali. Non solo, entro la fine dell'anno dovrà essere firmato il nuovo accordo quadro tra Agicom, che è l'autorità garante per le comunicazioni di livello nazionale, e i Corecom, le autorità locali. E quindi, visto che i consigli regionali hanno un ruolo da protagonista nella stesura di questo nuovo accordo quadro, diventa importante questo momento di confronto. Il mondo sta cambiando, le comunicazioni stanno cambiando, le deleghe sono molto differenti rispetto al passato, ci sono anche differenze tra i Corecom regionali, perché poi le funzioni proprie di ogni Corecom sono differenti, mentre le deleghe che vengono date da Agicom sono simili. Il nostro obiettivo è quello di cercare di trovare le condizioni per offrire sempre un servizio migliore ai cittadini. Il lavoro che svolgono i comitati regionali, i loro presidenti, è un lavoro importantissimo, e il nostro obiettivo è cercare di mettere un ulteriore mattoncino per fare in modo che tutto possa sempre funzionare al meglio. Non è un accordo semplice, è un accordo che richiede ancora lavoro, approfondimento, e oggi questa è una giornata di confronto e di ascolto per sentire le istanze che arrivano direttamente dai comitati regionali, e poi io insieme al dottor Pietrangelo, alla struttura della presidenza dei consigli regionali, lavoreremo per cercare la soluzione migliore possibile, pensando sempre che la cosa più importante sono le risposte che noi diamo ai nostri cittadini. Nonostante la ripresa del contagio di questi giorni, l'estate 2022 coincide con il ritorno in presenza di tante rassegne, di tante kermesse culturali, molte delle quali promosse anche con il supporto del Consiglio regionale della Toscana. Torna dall'8 al 10 luglio il Lars Rock Fest, l'attesa rassegna musicale che si terrà nel Parco dei Giardini Pubblici di Chiusi in provincia di Siena e che porterà sul palco artisti di fama nazionale. Il festival, presentato in Consiglio regionale, segna ancora una volta il ritorno alla normalità dell'estate toscana dopo i 2 anni di pandemia. Oltre ai concerti, ogni pomeriggio il mercatino di vinili e CD farà da cornice al Festival dell'Editoria Indipendente, che alternerà incontri, reading e workshop a tema letterario e musicale. Sì, un evento importante che ritorna, un segnale di ripartenza aperto al mondo dei giovani, che nasce da un'iniziativa spontanea di giovani che negli anni si sono strutturati, che si sono costituiti e che ha il sostegno ovviamente dell'amministrazione comunale, e ricordo anche quando ero sindaco della città la genesi di questo progetto. Oggi è un progetto più maturo, cresciuto, che inizia a essere un riferimento ovviamente nazionale rispetto al mondo del rock, rispetto alla musica, rispetto alle forme di aggregazione, che rientra in piena sintonia con quelle che sono state anche le politiche delle regioni toscane quando abbiamo affrontato questo tema rispetto al livello della promozione e delle iniziative di carattere giovanile e di promozione della musica e dello spettacolo. Quindi post pandemia un grande segnale di ripartenza che ovviamente porta Chiusi al centro delle politiche giovanili, ovviamente delle aggregazioni di livello sia regionale che nazionale. Innanzitutto è un evento della ripartenza, no? Lo diciamo tutti quanti, questo è l'anno che ha il significato particolare per ripartire. Ovviamente questa manifestazione è una manifestazione ormai che ha una durata decennale, sospesa per 2 anni per l'emergenza sanitaria che tutti conosciamo, e quindi questo è l'anno, è un anno importante, quindi ricoinvolgere tutti i ragazzi che hanno dato una mano è un elemento importante per la cultura giovanile del nostro comune, e quindi il contributo del comune è stato importante anche per questo motivo. Si chiude qui questo appuntamento con la voce del Consiglio. Ricordiamo che è possibile seguire l'attività del Consiglio regionale della Toscana anche sul sito www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento in nostra compagnia.